La Triestina è appesa a un sottile filo che prende il nome di miracolo o clamorosa impresa, se vogliamo. Il Palermo, ospitato ieri a Rocco per la prima delle due sfide del turno playoff nazionale, ha dimostrato di che pasta è fatto vincendo 2-1 sugli alabardati. È proprio il gol di Rapisarda che tiene a galla, seppur in acque profonde e con mare mosso, la squadra di Bucchi, che per continuare il cammino per un posto in Serie B dovrà vincere con due gol di scarto a Renzo Barbera di Palermo. Stadio non proprio facile da approcciare visto il tifo molto caldo dei siciliani. L'Unione ieri ha affrontato un avversario tosto che nel primo tempo ha indirizzato il match. Al quarto d'ora i rosanero con un contropiede dimostrano la propria pericolosità. Rubata palla a centrocampo, arrivano due volte al tiro in porta incontrando la chiusura di Offredi e il disimpegno della difesa. Superata la mezz'ora, Floriano cerca il gol della domenica in mezza trivela, ma è ancora Offredi a dirgli di no. A 40 minuti è più semplice la presa per il portiere della Triestina, che deve allungare le braccia per afferrare il tiro a giro dell'avversario. Pochi secondi dopo il Palermo trova il vantaggio con il gol di Floriano, lasciato solo in area a calciare facilmente a rete, servito dalla destra con sfera che passa indisturbata fino ai suoi piedi. Il numero 7 esulta sotto la curva Valmaura, affollata dai tifosi della squadra ospite. Passano pochi minuti e il Palermo segna ancora. Nuovamente Floriano, questa volta mettendo in pratica la verve d'opportunista, si infila alle spalle della per anticiparlo e portare i suoi sul 2-0. Nel secondo tempo l'Unione dimostra maggiore energia e nei primi minuti colpisce una traversa con Rapisarda, saggiamente servito da Sarno, a portiere battuto. Il Palermo risponde con un piazzato da dentro area al 57esimo, parcheggiato tra i guantoni di Offredi. I padroni di casa giocano bene in questa frazione e impegnano nuovamente il portiere avversario con un destro di Rapisarda e la risposta di Mussolo a sventare. L'Unione c'è. Galazzi colpisce a botta sicuro un pallone respinto dal portiere, ma incontra il piede di quest'ultimo, provvidenziale per salvare il parziale. A poco dal 90esimo, Sarno crossa in area e Rapisarda accorcia di testa. Pallone recuperato e rimesso a centrocampo per le speranze dell'Unione di arrivare al pareggio, ma al 94esimo ogni tentativo è spento dal triplice fischio, rimandando il verdetto a giovedì, quando i giuliani andranno a Palermo per la gara di ritorno. A conti fatti, i rosanero sono più che favoriti per il passaggio, avendo vinto a Rocco e con a disposizione due risultati su tre, nonché il vantaggio di giocare in casa. Alla Triestina si chiede l'impresa di una larga vittoria e, seppur molto, molto difficile, mai dire mai.